voi non potete capire, io sto ancora male dall'ultimo episodio, dall'ultima vittoria a San Siro contro il Milan. Cutrone nel cuore, mi è entrato veramente come una freccia dritto nel mio organo più importante. Il cuore è un organo, vero? Adesso Cutrone è l'uomo in più, l'uomo che mi fa impazzire di gioia. Oggi abbiamo il Napoli, ragazzi, quindi una seria concorrente per lo scudetto, se dovessimo davvero puntare lì. Cutrone, allenati perché devi essere in forma, più di tutti. Non so dove potremo arrivare alla prima stagione, probabilmente la Serie A sarà un traguardo fin troppo ambizioso, ma i ragazzi vogliono provarci, vogliono andare il tutto per tutto e poi... quando arriveremo intorno a marzo, ad aprile, vedremo cosa dirà la classifica. Io in Cina non ci vado ad allenare. Qualcuno è stanco, abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Con Lazzari alto insieme a Cutrone e Musonda. Quagliarella Mora mi viene a centrocampo. Una formazione bizzarra, ma è venuto fuori così. Guarda Lazzari come crossa, come mette i palloni dentro per Cutrone nel set di testa. Che incornata ancora per Musonda questo. Boom! Rompe la porta. Che fenomeni, sono carico. Giochiamo a Ferrara, al Town Park di Ferrara, contro il Napoli. In Serie A, nel calcio vero, il Napoli è andato in seria difficoltà. L'unica squadra che ha messo in seria crisi il Napoli quest'anno è stata proprio la nostra SPAL. Partiti, Cutrone la gioca subito all'indietro. Ancora Lazzari, dentro, così, a cercare Quagliarella. Va da Patrick, che gioca la sua prima partita praticamente con la SPAL. Dentro per Quagliarella, ancora Fabio, si vuole girare Fabio. Vede largo Musonda, che si appoggia a Cutrone, che prova ad andare al tiro subito, calcio d'angolo. No! In questo momento sto veramente rimpiangendo la scelta di Under di non venire a giocare da noi. Al posto di Bentancur avrei veramente preferito il turco della Roma, rapido, e poteva giocare davanti al posto di Lazzari. Quagliarella, dentro per Cutrone, l'uomo più avanzato, va a spare sportellate con i giocatori del Napoli in difesa, e poi Lazzari vuole accelerare e non trova il pallone. Ancora Lazzari, dentro per Quagliarella, e dentro per Cutrone, ancora Cutrone, che si appoggia, fuori a Luca Mora, che rimane sempre un pelo indietro. Mora, dentro per Cutrone, il tiro, ancora Patrick, che ci può arrivare contro Hamsik, e Cutrone la va a riprendere. Musonda, dentro così, per Lazzari, bellissima, per Cutrone, larga, e può andare, Hamsik va a coprire, e riesce ad andare avanti Cutrone, sempre lui, riesce a tenere a bada i giocatori, e poi dà un pallone bellissimo a Musonda. Adesso qualcuno deve andare a prendere il cross di Musonda, Pepe Reina. Quagliarella, Cutrone, largo, da Mora, attenzione, che può allargare tutto per Mattiello. Mattiello può spingere dentro per Quagliarella, che va a cercare Cutrone, attenzione perché si allarga Musonda, va a prendere il cross, Cutrone, anzi no, Viviani, prova il tiro, non ce la fa, ancora Mora, dentro, per Viviani nuovamente, e adesso siamo scopertissimi. Mamma mia, Mora la va a riprendere su Arcadius Milik, poi dentro per Lazzari, dentro per Quagliarella, dentro per Cutrone, largo per Musonda, ci appoggiamo, ancora fuori da Mora, e poi ancora Cutrone, ancora Musonda, Cutrone... e Musonda la stoppa benissimo, non riusciamo ad andare al tiro, diavolo. Ancora Hamsik, attenzione perché è pericoloso anche con il tiro. Mamma mia che intervento di Salomon, bellissimo, fa ripartire l'azione. Quagliarella, largo da Musonda, attenzione, si può appoggiare così a Luca Mora, e poi Musonda può andare perché riesce a saltare Isai, e adesso Musonda ha tutto lo spazio del mondo, prova ancora lui, rientra Quagliarella col tacco, ancora Musonda fuori da Mora, va da Viviani, il tiro alto sopra la traversa, bravi ragazzi, così Viviani, ma si è rotto Milik, è incredibile, stanno succedendo le stesse cose. Cutrone, largo per Musonda, attenzione, può andare ancora, sempre Musonda, guardate se è veloce, ancora Charlie Musonda, che però non è proprio tecnicissimo, diciamoci la verità. Poi Musonda la recupera senza fallo e poi fa un numero incredibile senza che gliel'abbia chiesto e poi la mette dentro. Ma perché, cosa succede? Quagliarella, verticalizzazione per Cutrone, che si appoggia immediatamente al capitano, largo per Lazzari, che si appoggia a sua volta a Patrick. Patrick prova una palla bruttissima che non ci stava. Milik che serve Insigne che è più veloce con Patrick fuori ruolo. Adesso dobbiamo solo sperare in Viviani. La palla è ancora qua e Viviani riesce ad allontanarla. Brividissimo per la SPAL, Musonda che porta palla e serve Cutrone dentro, ancora per Musonda, attenzione Cutrone va a fare la sovrapposizione addirittura, e poi ancora per Musonda, ancora per Quagliarella, si appoggia così, va largo da Manuel Lazzari che non riesce a stopparla, gliela ruba Baines. Cutrone fantastico, però Quagliarella per il momento esce ed entra Boriello, entra anche Bentancur per Viviani, attenzione facciamo questo cambio, e anche Grassi per Mora, dobbiamo giocarci al centrocampo.
cambia tutto il centrocampo, anche Sarri probabilmente, si vede che vuole lottare lì per ottenere la vittoria. Grassi che la va a prendere e poi mette il pallone in mezzo, il cross per Salomon, attenzione perché c'è Lazzari, la può rimettere dentro, la palla che è nostra, Grassi, il tiro da lì! Cosa ha fatto? Alberto Grassi, per la prima volta non trova il 3-2, trova l'1-0, la sblocca lui, a Ferrara, in casa, contro il Napoli. L'ex appena entrato, Alberto Grassi, da lì una fucilata allo stop e giusto il tempo di mirare all'angolino basso, anzi alto, per sorprendere Pepe Reina. Vediamo, boom, palla partire e non ci può arrivare. Dall'altra parte sul secondo palo, imprendibile, 1-0. Usonda che la va a recuperare, attenzione che ci siamo ancora noi con Bentancur che adesso vuole recuperare il posto da titolare. Largo per Grassi, largo da Musonda che si appoggia ancora una volta a Cutrone, dentro così Cutrone, si appoggia a Grassi, sempre lui, e vuole andare largo da Patrick che si appoggia indietro da Vicari. Facciamo girare questo pallone, Boriello a cercare Cutrone subito così e poi palla di ritorno, Boriello vuole tirare, non ce la fa ed esce Milik, vediamo, ed entra proprio Mertens, entra il Jolly. E adesso Cutrone, possiamo allargare così su Lazzari che può spingere, può andare, Boriello va e porta via un uomo e Lazzari va sulla fascia per andare a poi effettuare il cross. Ancora Lazzari, c'è Allan, questa volta non ci supera, dentro per Boriello, fuori per Grassi, per la doppietta di Grassi. Boriello che resiste alla carica, attenzione, c'è Musonda largo e Grassi gliela dà, un bellissimo pallone, lo va a prendere Cutrone però, messo giù in aria, non c'è rigore, Boriello che prova a steccare ma finisce qua, 1-0. 1-0 anche contro il Napoli. E adesso sì che diventa bella la carriera. Grande Charlie che va a abbracciare Cutrone. Questa squadra ha tantissimo cuore. Facciamo crescere questi ragazzini che stiamo andando veramente molto 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 bene così. Sono veramente contento, eh. Sono veramente contento perché guardate la nostra SPAL, è pari punti alla Juventus. C'è il Crotone da andare ad affrontare. Speriamo che si siano riposati e ripristinati un po' tutti i nostri giocatori migliori. Guardate che bella questa divisa del Crotone. Li faccio giocare con questa, sono tutti perfetti. Ragazzi, qua è ora di spingere. SPAL Crotone, la seconda partita in casa. Questo, sulla carta, dovrebbe essere uno scontro salvezza per la Serie A. Ma non qua. Non qua, perché nel calcio A la SPAL vuole dominare il campionato. È dalla ricerca di un posto perlomeno in Champions League. Quagliarella, l'uomo che ci sta aiutando tantissimo e che si sta mettendo a disposizione della squadra, ha lasciato il posto da prima punta a quel giovane Patrick Cutrone che è riuscito a rubarlo a Boriello e fa la differenza. Qualcuno mi ha detto mettigli 63 a Cutrone, ma assolutamente no, lui è arrivato, ha chiesto 10 e l'ha ottenuto ed è giusto che giochi con questo. Cutrone, dentro per Lazzari, Quagliarella si butta dentro, attenzione, e c'è Fabio in aria e trova subito l'1-0 contro il Crotone, neanche dopo 2 minuti, non sono passati neanche 2 minuti e Quagliarella fa Montella, l'aeroplanino che faceva anche di Natale. Subito bellissimo Cutrone, largo per Lazzari, Quagliarella si butta dentro, a disposizione della squadra, sì, ma sa anche fare gol. 1-0, Fabio Quagliarella. Te Salomon sei un gigante, ma di testa non mi vai mai a fare gol sul calcio d'angolo. Io non capisco come sia possibile questa cosa. Cutrone, largo così per Lazzari, fa salire la squadra, è l'uomo giusto che fa ripiattare i compagni. Cutrone prova il tiro, bellissimo. Boom, Cutrone, ah, uscita di poco. Cutrone, bellissima palla per Musonda, anche con il mancino riesce a fare gol, riesce a impostare le azioni, a far salire la squadra, a difendere il pallone, fa tutto e Musonda prende il fallo. La mette Quagliarella, così, per Cutrone, che fa la sponda e ormai fa gol. Per Quagliarella, ancora SPAL, sempre tanta SPAL, che vuole giocare la palla e non buttarla mai via. Luca Mora, largo, da Patrick, attenzione, Patrick, ti prego, non sbagliare, dentro così per Cutrone, la palla è bella, Cutrone se la sposta e prova il tiro. Cutrone e Lazzari, che arriva, instancabile, Lazzari, 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 Lazzari! L'avevo vista dentro! L'avevo vista dentro, giuro! È uscita di nulla. Cutrone la stoppa bene, dentro per Quagliarella che va da Cutrone, che si appoggia a Viviani e poi ancora Cutrone, di prima cercare Quagliarella, adesso Cutrone fa il movimento e Quagliarella lo cerca e sul secondo palo ci arriva Cutrone di testa, non fa gol. Quagliarella, dentro ancora per il nostro Patrick preferito, Mora va a cercare ancora una volta Cutrone, bellissimo inserimento, però deve aspettare i compagni e vede Viviani e c'è il gol! E c'è il gol di Viviani, di Federico Viviani, che trova il 2-0 e probabilmente la chiude qua e va a salare, fa lo chef, quello del meme. Però che bella palla di Cutrone, che si è appoggiato perfettamente, ha visto il compagno e Viviani balisticamente è un fenomeno. Boom, eccolo qua, il tiro quasi di punta.
Dai ragazzi, il 2-0 è realtà, è il 90esimo, basta solamente tenere il pallone, farlo girare senza perderlo, ma io devo tacere, io sono maledetto, sono l'Aaron Ramsey della telecronaca, ecco perché si è fatto male Milik. Milik si è rotto prima, non per la realtà, ma perché sono Ramsey della telecronaca, e ho detto è uguale alla realtà, e si è rotto anche qua, poverino Milik, che ce l'ho io al pantacalcio, adesso come faccio senza? Cutrone, alla passata! Boriello, dentro per Cutrone, la palla è deviata, ma Cutrone la va a prendere, ancora lui mantiene il possesso, Cutrone vuole andare dalla bandierina, perché tanto non manca più niente, e allora può cercare di entrare da lì, attenzione perché gli fanno fallo da rigore, e invece prenda la palla, finisce qua 2-0, bravissimo Patrick, e in questo momento saremo addirittura in Champions League. Qua non lo so, però nella realtà sì, ci vai, qua mi pare di no. E mentre simuliamo ancora una volta l'allenamento, ragazzi, vi invito a mettere un pugno di pollice per questa SPAL che sta facendo veramente il disastro. Procediamo con la nostra stagione e andiamo a vedere chi sarà il nostro prossimo avversario per il nostro prossimo episodio. Si giocherà il derby contro il Bologna. Ci hanno offerto 2 milioni e 2 per Schiattarella il Benevento e questa è un'offerta che prenderò molto in seria considerazione. Accetto l'offerta, 2 milioni e 200 mila euro sono veramente tanti per Schiattarella in questo periodo. Non vedo l'ora di giocare il derby, sarà veramente una partita accesissima.